Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi di 16 marzo, buon fine settimana a tutti quanti voi. Cosa succede sui giornali? Beh, ovviamente sui giornali ci sono due notizie fondamentali, quella della strage in le moschee, scusate, vediamo se così va meglio, nelle moschee in Nuova Zelanda da parte di un suprematista bianco che ispirandosi a una lotta contro l'Islam e in stile ISIS, come cita oggi il Messaggero nel suo titolo di apertura, fa una strage bestiale uccidendo 46 persone. Direi che non è il caso di questo di andare sulla politica, sui commenti, su Salvini, su non Salvini, come qualche giornale parla. Per quanto ci riguarda, è una cosa tremenda, di cui tutti quanti i giornali oggi parlano. L'unica cosa che mi sembra ridicola è la polemica con i social network, Aug Giorgio, perché oggi qualcuno dice: ma quelle immagini sono state diffuse sui social network, e vabbè, ho capito, chiudiamo i social network, perché è colpa di Facebook, e ha prontamente, dopo la segnalazione della polizia, chiuso la rete. Ma insomma, direi che forse il problema è semmai di polizia che non hanno fermato questo delinquente, non della diretta che stavano facendo su Facebook. Cioè, il problema è la luna, non il dito. Cioè, quello in diretta stava ammazzando le persone, il problema è chi lo manda in diretta e non il fatto che lui stesse ammazzando le persone e che la polizia non fosse intervenuta. Questo ha fatto in tempo andare in una moschea, poi ritornare in un'altra, uccidere prima 40 persone da una parte e poi 7 dall'altra. E qua il problema è la diretta di Facebook, è come non voler vedere i problemi. Seconda questione che mi affascina molto di più, perché è più complicata ed è più complessa, è la manifestazione ieri dei ragazzi in piazza, peraltro che io ho visto perché mi sono intrufolato nelle piazze ieri mattina verso mezzogiorno qui al Duomo e a Corso Venezia. E soprattutto al Duomo, diciamo che c'erano questa manifestazione qua a Milano dei giovani per Greta. Allora, il gretinismo, cioè questa specie di follia collettiva per cui questa ragazzina con le trecce è diventata il mito della battaglia delle persone impegnate che vanno da Zingaretti a Mattarella, insomma, si sono coalizzati intorno a Greta, diciamo, quegli istinti anticapitalisti, antimercato che spesso pervadono la società. Gli stessi che, per esempio, vedevamo ieri quando sentivamo i simboli e le canzoni di questo movimento, che non erano quelli di partito, ma erano Bella Ciao. Allora, che cosa c'entri Bella Ciao col pianeta? Qualcuno me lo deve spiegare, perché Bella Ciao c'entra tantissimo con tanto altro e non certo con il pianeta. Beh, in questi giorni devi dire veramente grazie al fatto che Montanelli nel 1974 ha fondato il giornale, perché nel giornale di Montanelli ci sono questi anticorpi, questo DNA, per cui queste minchiate di piazza, beh, insomma, che vanno tanto di moda, come andavano di moda negli anni 70 essere vicini ai brigatisti, come andavano di moda le piazze contro il commissario Calabresi, come andavano, ovviamente stiamo parlando di cose completamente diverse rispetto alle piazze di ieri, perché quelle erano piazze violente della P38, ma l'elettricità che c'era dietro quelle piazze era uguale, cioè chi non era in piazza era un reazionario, un amico delle multinazionali, un cretino, un destro, un conservatore, era Montanelli. Oggi leggi, si parva dicet, Vittorio Macioce sul giornale e Giannino della Frattina e veramente ti si apre il cuore, perché dici: beh, ha un senso comprarsi il giornale. Sapete che io sono critico nei confronti del giornale, tante volte critico posizioni che secondo me sono sbagliate, ma il punto fondamentale è quando tu leggi Vittorio Macioce, per esempio, ti rendi conto come unico giornale in Italia ti spiega la costruzione, diciamo, marchettara che c'è dietro a questa povera ragazza cretina che è diventata una specie di simbolo, diciamo, della lotta all'ambiente, al catastrofismo, la lotta, scusatemi, allo sviluppo incontrollato dell'uomo, o come cita il Sole 24 Ore di ieri, contro l'economia usa e getta, Sole 24 Ore di ieri, non il giornale dei vescovi, non il giornale della sinistra, il Sole 24 Ore, quello degli imprenditori che si puliscono la coscienza, i loro giornalisti si vergognano evidentemente di lavorare al Sole 24 Ore e dicono: ah, contro il capitalismo usa e getta, va bene, questo è il senso del Sole 24 Ore. E Macioce ci spiega cosa c'è dietro questa operazione di marketing. Devo dire, operazione, questo è un pezzo simile, anche se diciamo un po' più annacquato, lo fa Daniela Ranieri sul Fatto, quando parla di bimbocrazia, e dice una cosa molto saggia, secondo me, Daniela Ranieri. I giornali avrebbero
dovuto interrogare gli scienziati, semmai, non i bambini, per sapere qual è il futuro del pianeta. Converrebbe seguire gli uni e non gli altri, perché se continuiamo a seguire i bambini, continuiamo a seguire anche i Novax, la non razionalità, questa l'aggiungo io, cioè i bambini facessero i bambini. Poi invece c'è l'altro grande straordinario pezzo di Giannino Dalla Frattina che dice: mio figlio ieri è andato in piazza, diciamo più o meno una cosa, usa e getta il sole, qualcuno dice semmai. E Giannino dice: però scusatemi, ma sono gli stessi bambini che non chiudono la luce quando escono di casa? Sono gli stessi bambini che lasciano le cose nel piatto? Sono gli stessi bambini che non spengono i termosifoni? Sono gli stessi bambini che non chiudono l'acqua quando non vogliono, quando si lavano i denti? Cioè, stiamo parlando di quegli stessi bambini che usano l'iPhone per farsi selfie. iPhone sostiene, e non solo Giannino Della Frattina, una ricerca di McKinsey, i server, perché voi siete sempre connessi, possiate vedere oggi questa zuppa, possiate vedere la vostra geolocalizzazione. Possiate fare il bike sharing che va tanto porca puttana di moda, bike sharing, car sharing, lo sharing anche della gnocca. Tutto questo sharing, sai come si fa? Attraverso dei server, attraverso una rete internet. Quei server, sostiene questa ricerca di McKinsey, nel 2020 consumeranno e creeranno più CO2 dei trasporti aerei. Chiaro il concetto? I server per l'economia digitale, per il bike sharing, lo sharing, l'evoluzione, il map, il Waze, il downloading, la musica non comprata ma prestata. Ecco, tutta questa minchiata qua crea più CO2 di quanto creino gli aerei, va bene? Poi voi non andate agli aerei, però avete cellulari e state qua in pianeta dicendo: state distruggendo il nostro futuro. La cosa fantastica che mi fa venire il sangue al cervello è il sindaco Sala. Il sindaco Sala, l'uomo dell'Expo, il manager Pirelli, l'uomo che finge di essere sinistra con il cuore a destra, insomma, l'uomo che conosce il capitalismo, dice: grazie per quello che state facendo. Ma che stanno facendo? Ma sti ragazzini che stanno facendo? Io ringrazio i ragazzini che vanno a scuola, ringrazio i presidi che dicono: studiate. Io dico: questo ringrazio. Ma se il sindaco di una città ringrazia i ragazzini che vanno là con sti cazzo di cartelli: salviamo il futuro, e con i selfie con il loro iPhone 8 o X, beh, allora o Samsung o Huawei o quello che cavolo volete voi, non ce l'ho proprio con la Apple, ce l'ho con tutti, non ce l'ho con nessuno perché io sono fissato con la tecnologia. Beh, insomma, voglio capire al sindaco Sala cosa stanno facendo questi ragazzini, non ho capito. Grazie per quello che state facendo. Quello che stanno facendo sono gli operai che scavano i tunnel che la politica impedisce di scavare. Quello che stanno facendo sono gli scienziati che si inventano dei nuovi modi per consumare prodotti nuovi e sempre più elevati. Quello stanno facendo. Vedo che si è collegato Vittorio Macioce, di cui ho parlato prima, adesso ormai il complimento te lo sei perso. Io penso che quelli stanno facendo qualcosa, non grazie per quello che state facendo. Ma Sala, ma grazie che state facendo che cosa? Marinare la scuola? Vabbè. Sono le 24 ore, parla dello sblocca cantieri. Nel frattempo, il sole, insomma, diciamo della casa di carta, si occupa dei cantieri. Sarti, questione Sarmi o Sarti, come cavolo si chiama la presidente della commissione di giustizia del Movimento 5 Stelle che si è dimessa, girano le foto in rete. Secondo me, oggi un oscuro, perché probabilmente io non lo conoscevo, quindi oscuro per niente, Marco Marin, deputato di Forza Italia, ex olimpionico, dice una cosa banale, non capisco perché non ci avessi pensato io prima. Dice: è nel DNA del Movimento 5 Stelle tutta questa roba, le foto, i filmini, le cose che vengono mandate in giro, e questo ci potevo arrivare anch'io. Ma dice: è lo stesso movimento, dice Marin, che ha fatto l'agente provocatore. Cioè, l'agente provocatore, che cos'è l'agente provocatore? Entra nella pubblica amministrazione secondo la loro testa e provoca. E allora, questi che fanno l'agente provocatore, allora tra di loro si devono provocare per vedere chi non restituisce, chi commette qualche cosa di sbagliato. Quindi tutti filmati, tutti in giro. È chiaro, c'ha ragione Marin, il grande ex olimpionico, che oggi è diventato deputato di Forza Italia, DNA del Movimento 5 Stelle, e questo ci arrivavamo anche noi. Agente provocatore, l'ultima cosa che hanno fatto, e beh, allora te becchi la Sarmi, la Sarti, e non è che si esce, non è che si esce, l'hanno provocata e c'è caduta, direbbe Sordi, momo di magno.
Beh, poi l'altra cosa straordinaria, insomma, stiamo parlando oggi, c'è su tutti i giornali la foto della nuova fiamma, così si suol dire, come nell'Ottocento, come cinematografo. Non so perché i giornali alla fine sono rimasti con questi vecchi termini, la nuova fiamma di Maio, che dà anche il senso di, insomma, di un'omofobia, direbbero quelli che parlano bene nei confronti delle donne, no? Non si dice mai il nuovo incendio di, non so, Megan o il nuovo estintore di, che ne so, di Belen, no, la nuova fiamma che poi si spegne, che probabilmente non dura per sempre. Ma la cosa divertente sulla nuova fiamma di Di Maio, come ha fatto vedere ieri fantastico il sito Degospia, è che Casalino mandava in giro tutti i giornali, diceva: guardate, andate all'Opera di Roma perché uscirà per la prima volta Di Maio con la sua fidanzata. Allora, quando il pubblico diventa privato, il privato potrebbe diventare pubblico nell'agente provocatore della testa di questi cazzoni. Ponte Morandi, l'ho letto oggi soltanto sul Corriere della Sera, ci metteremo un anno in più solo per distruggerlo perché in un pilone hanno trovato l'amianto, cosa che si usava molto spesso in quegli anni, ma che quando viene sbriciolato diventa, quello sì, davvero mortale, non le minchiate di cui stiamo parlando oggi, quello è davvero mortale. Briatore, piagnucola sul Corriere della Sera, pizzicato ieri da Stella che per il Twiga pagava 17.000 euro. Io mi sono chiesto: ma toc toc, quanto paga un barista con i tavolini per l'occupazione pubblica a Milano, a Roma? Pagherà 20-30.000 euro per occupare pochi metri di marciapiede. Quello, se becca l'arenile di Forte dei Marmi, paga 18.000 euro e dice: sì, dovrei pagarne di più, dovrei pagare 100.000. Grazie, operatore. Thank you very much. Magari facciamo una cosa: distribuisci in maniera diversa questi soldi che tu pensi che avresti dovuto pagare. Poi, ovviamente, l'altra questione su cui tutti i giornali parlano sono i misteri di, boh, non so come si chiami esattamente, Iman e Iman. Dovrebbe essere una ragazza che ha partecipato a una di quelle feste di Arcore. E ovviamente il fatto dice: ad Arcore ho visto il diavolo! Questa è morta, uccisa, secondo le prime cose sui giornali, perché avvelenata. E in realtà il concetto che si vuol far capire è: andata ad Arcore, ha denunciato il diavolo di Arcore, cioè Berlusconi, e adesso è morta, uccisa misteriosamente. Vi dico che siamo pronti per una grande nuova inchiesta che vedrà il cattivone, il diavolo, quello che da Arcore uccide con polonio radioattivo le purtroppo povere ragazze che hanno testimoniato a quelle micidiali feste. Direi che per oggi è tutto, c'ho tante cose da dire sul cretinismo oggi sul sito nicolaporro.it, quindi non vi perdete il collegamento col sito perché ce n'è da scrivere, tra cui alcuni studenti, quelli a cui ho dedicato ieri la zuppa, che alla manifestazione non ci sono andati. Ciao!